Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e oggi volevo consigliarvi il film Gone Girl. Sta per uscire, quindi io vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere, perché a me è piaciuto tantissimo. Questa sarà una recensione non spoiler, quindi se volete sapere perché andarlo a vedere, perché convincere i vostri amici, io vi consiglio di vedere questo video. Ma sono di parte. Io ho sentito parlare tantissimo di questo film, tutti ne parlavano, soprattutto sui siti di cinema stranieri, ne parlavano in continuazione, quindi ero curiosissima di andare a vedere questo film. Io l'ho visto per il Festival del Film di Roma. A me è piaciuto tantissimo, ovviamente non è un film perfetto, però che ci si può fare? Di questo film la stampa statunitense ha parlato tantissimo per un motivo, per una scena soprattutto che io credevo fosse legata al film. Infatti per quello, prima di vedere il film io non ho letto assolutamente niente per paura di spoiler e cose varie. In realtà ve lo dico perché tanto non c'entra assolutamente nulla con la trama, accade praticamente all'inizio del film e quindi non vi toglie nulla. C'è stata una grandissima polemica negli Stati Uniti perché, oh mio Dio, c'è una scena in cui una moglie e un marito fanno sesso orale, però non lei su di lui, ma il contrario, lui su di lei. Il fatto è che questa scena è molto casta, non si vede praticamente nulla, a parte l'intendere che cosa sta succedendo, però non si vede assolutamente nulla di dettaglio. Insomma, per il sesso orale maschile addirittura c'è stato anche un fellazio in diretta, come in Brown Bunny di Vincent Gallo. Vincent Gallo è un tizio molto particolare, non so se lo sapevate, però lui a un certo periodo nel suo sito vendeva anche il suo sperma per corrispondenza. Io immagino la gente che si è comprata lo sperma di Vincent Gallo tipo dentro una scatolina, questo è lo sperma di Vincent Gallo, una cosa su cui fare colpo, credo. Oppure un po' magari è gente che vuole tipo un figlio di Vincent Gallo e quindi si compra lo sperma e dice: voglio essere messa incinta da Vincent Gallo e dal suo sperma. Una cosa molto strana. Ma torniamo alla scena incriminata. Lei praticamente indossa una gonna, quindi copre metà faccia dell'uomo, quindi non si vede praticamente nulla su questa scena di oh mio Dio. Questa polemica secondo me è molto interessante perché in America il sesso orale mimato nei film è vietato ai minori di 17 anni, però non tutto il sesso orale, solamente il cunnilingus. Quello è vietato ai minori di 17 anni. Tutto l'altro sesso orale ricevuto dagli attori, ovviamente simulato sui film per la grande produzione, non è per nulla censurato. La cosa più assurda di questo film è che per evitare di essere vietato ai minori di 17 anni hanno deciso di tagliare quella scena. Però hanno lasciato una scena molto cruenta, di un'uccisione molto gore. Il bello è che con la scena di sesso orale femminile, dove non si vede assolutamente nulla a parte un tizio, con la fronte di un tizio precisamente, era vietato ai minori di 17 anni. Con quella scena super violenta, no, non era vietato. E quindi attrici come Evan Rachel Woods, santissima donna, hanno fatto 2+2. Lei si è incazzata come una bestia su Twitter. Io ho fatto anche un video news dedicato. Chi si vive vi lascio qui sotto. Come vedete, ha fatto 2+2, quindi vuol dire che se tu non censuri la violenza, ma censuri il sesso orale femminile, vuol dire che tu consideri più pericoloso il desiderio sessuale femminile rispetto alla violenza. Nel mio video dedicato alle news vi dico la cosa in modo un pochino più approfondito, vi lascio delle fonti interessanti. Per adesso però siamo così. In genere io, quando ci sono dei film ispirati da libri, sono sempre più tendente verso il libro. Su questo film non leggete assolutamente prima il libro del film, perché la potenza del film è proprio tutta sui colpi di scena, come è costruito tutto questo film. Quindi se voi già sapete la storia e tutto, perdete veramente tantissimo di questo film. Non leggete nulla al riguardo, non leggetevi alcuno spoiler, nulla di nulla. Il libro in America ha avuto un successo clamoroso e Fincher non si lascia mai spaventare da questi testi sacri moderni. L'ha fatto con Fight Club e ci riesce veramente molto bene, secondo me. Ritorna un pochino ai bei tempi d'oro di Fight Club e Seven, ovvero quando gioca con la mente dello spettatore e critica la società, ma in maniera tagliente, sovversiva, senza sembrare paternalistico o banale, oppure tanto meno ipocrita. Ma di che cosa parla questo film? Ovviamente qui non farò spoiler. Il film inizia con una mattinata e con la scomparsa di una donna, Amy. È una donna bellissima, sposata con Nick, interpretato da Ben Affleck. Il film inizia proprio così, con lui che accarezza la testa della moglie, la guarda e dice: io vorrei proprio capire cosa ha nella testa, tante volte vorrei addirittura spaccargliela per vedere cosa ha in mente il suo cervello. Il film inizia con il giorno del loro anniversario. Vediamo Nick che esce e va dalla sorella gemella in un pub, si lamenta della sua vita, di quanto tutta la sua vita sia inappagante, di come la moglie ormai sia una sconosciuta. A un certo punto riceve una chiamata, il suo vicino in piccione l'ha chiamato per dirgli che ha lasciato la porta aperta, che il gatto è uscito, e quindi lui si precipita a casa e scopre una cosa sconvolgente: c'è un tavolino rotto e la moglie è scomparsa. Chiama la polizia, ma la polizia non ci mette molto a fare 2+2, vede qualcosa che non gli quadra, trovano delle tracce di sangue, il comportamento di Nick sembra abbastanza strano. Inizia ora una ricerca pubblica di Amy e quindi ci viene presentato anche a noi questo personaggio: bella, amata, quasi impeccabile. Noi contemporaneamente vediamo due tipi di indagini, quelli della polizia che diciamo vanno sulle prove, e poi quelle decisamente più schiaccianti, senza pietà, che è quella dei mass media. E Nick diventa l'oggetto principale su cui puntare
puntare, su cui sospettare. È oggetto di rotocalchi televisivi, scandalistici, che vogliono arrivare alle conclusioni più sensazionalistiche, più schiaccianti rispetto a quella che potrebbe essere la polizia e quindi la verità. La cosa bellissima di questo film è che tutto quello che vi ho raccontato adesso sono solamente i primi 10 minuti di film. E durante tutto il film, chi sono i personaggi, chi sono i buoni, chi sono i cattivi, si mescolano in continuazione. Noi siamo continuamente lì a tentare di decifrare che cosa stiamo guardando, chi stiamo guardando, a chi credere, a chi non credere. E ogni volta che crederete di aver capito dove sta andando a parare il film, sbaglierete. Secondo me David Fincher ha fatto un lavoro fantastico sulla suspense, sull'attenzione del pubblico. Riesce a mantenere la curiosità durante tutto il film, riesce veramente a plasmare il film e i personaggi sotto gli occhi dello spettatore in modo da fargli cambiare forma su ogni volta. I personaggi sono quasi come un liquido, diciamo, nelle sue mani, e ogni volta cambiano forma perché prendono la forma del contenitore dove vengono messi. E questo contenitore potrebbe semplicemente essere il ruolo sociale, la moglie, il marito, la ragazza ricca, la donna bella. Il film ha questa tensione costante, però ovviamente se tieni troppo la tensione, a un certo punto lo spettatore molla. Però David Fincher è stato fantastico, secondo me, perché è riuscito veramente ad apostrofare la tensione con dei momenti molto ironici, però non pecorecce, con battute buttate lì, in modo da poter allentare la tensione e poi riprenderla molto saldamente. Una delle cose più interessanti, secondo me, di questo film è come David Fincher riesca a parlare in una storia non proprio quotidiana di relazioni quotidiane, dei rituali sociali, del potere, dell'ossessione del pubblico per la cronaca nera o per gli scandali. Ho trovato molto interessanti i ruoli femminili in questo film perché rappresentano vari tipi diversi di femminilità. Una delle mie scene preferite è quella con Neil Patrick Harris, che è uno dei clou del film, quindi per non spoilerarvi non posso letteralmente dire nulla, però è bellissimo e quando la vedrete capirete cosa intendo. Per girare quella scena lui e l'attrice sono stati 2 ore sul set da soli. David Fincher ha detto che ha scelto l'attrice Rosamund Pike perché secondo lui ha un'età indefinita, può sembrare più giovane e più vecchia allo stesso tempo, sempre per lo stesso ruolo. C'era Lily Liz anche Reese Witherspoon, che è anche produttrice di questo film, ma grazie al cielo non ha recitato in questo film, e Charlize Theron, che secondo me è una dea incontrastata, lei può tutto. Per il ruolo di Nick, interpretato da Ben Affleck, all'inizio si era anche pensato a Brad Pitt. Io però sinceramente vedo meglio Ben Affleck, che ha quella faccia da un po' coglionce, che vuole fare tutto l'uomo alfa, ma poi è... Una curiosità molto divertente che è successa sul set, che vi fa capire proprio com'è fiscalissimo Fincher. Ecco, un giorno Ben Affleck, per fare il simpaticone, prima che arrivasse Fincher, dice: cambiamo questa lente alla macchina da presa, tanto non se ne accorgerà, visto che la differenza era veramente minima. Stavano lì, stavano aspettando tutti sghignazzanti la cosa, arriva Fincher, incazzato come una bestia, e fa: chi è che ha toccato la lente? Insomma, si era accorto al volo che avessero cambiato qualcosa. Lui ha anche detto: chi è quello scemo che ha cambiato la lente? Un'altra curiosità ci fa capire quali sono le cose fondamentali della vita. Ben Affleck ha lottato duramente per non mettere il cappellino degli Yankees dentro questo film, che lui è un grandissimo fan dei Red Sox e quindi per lui era inammissibile. Ma io dico: Ben, per favore, stai a recitare con David Fincher, state zitto e mettite quello che ti dice lui. Un'altra curiosità che pochi avranno capito è che a un certo punto nel film si sente una canzone di Creation che a me piace tantissimo. La canzone è Left Eye. Il testo di questa canzone parla di uno dei personaggi del film. Il mio voto per questo film è Rullo di Tamburi 9. Mi è piaciuto tantissimo. So che ci sono delle pecche, soprattutto dei buchi riguardo alla sceneggiatura. Non è decisamente un film perfetto, però secondo me è un film perfetto per l'intrattenimento. Quindi se volete andare al cinema a fare veramente un trip assurdo e dire: oh mio Dio, ho visto un film fantastico, io vi consiglio questo film. Però per favore non leggete nient'altro di questo film, vedetelo e basta. Grazie mille per aver visto questo video, spero vi piaccia questo mio consiglio. Se andrete a vederlo, fatemi sapere come vi è sembrato, se siete d'accordo con me oppure no. Se ci sono spoiler, avvisate le altre persone, così non gli roviniamo la sorpresa. Grazie mille ancora per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!